Allora, prima di cominciare, io vorrei farvi una domanda. Chi di voi ha già in passato utilizzato Linux? Mi alzerebbe la mano? Ok, quindi. Ok, va bene, quindi immagino che gli altri siano proprio nuovi a questo mondo, magari vogliono capire effettivamente se sia qualcosa che ne valga la pena. Beh, per fortuna il corso di oggi è un pochino incentrato su questo. Non ci saranno troppe cose pratiche, sarà soprattutto un pochino più capire effettivamente quali potrebbero essere i vantaggi e perché potrebbe valerne la pena. Quindi, io comincerei con una domanda. Chi di voi avrà interagito con un esemplare di utente di Linux? Avrà sentito sicuramente questa cosa, che piace tanto dire che usa Linux, ovvero che, ma lo sapevi che il 99% dei dispositivi nel mondo utilizzano Linux? Una persona in genere si guarda intorno, vede dei MacBook, vede dei PC con Windows e dice, ma a me non sembra vera sta cosa. Questa è, come dire, questa osservazione ovviamente è corretta, mi dice la slide, ma perché? Perché Linux è popolarissimo in tantissimi ambienti dell'informatica, ma nell'ambito desktop, quindi laptop, desktop per utenti, per consumers, non è ancora così diffuso. Sta crescendo di popolarità molto in questi ultimi anni, per il semplice fatto anche che è maturato molto. Però è il motivo per cui magari molti di voi non vedono ovunque gente che ha Linux sul computer. È una cosa che però un pochino sta cambiando. Anche se c'è da considerare, indipendentemente dal fatto che Linux sia meglio o peggio di un qualunque altro sistema, il primo muro è il fatto che se voi comprate un qualunque PC che non sia Mac, dentro c'è Windows di base. Quindi installare Linux spesso è uno step in più da fare. Andiamo a vedere adesso, allora, un attimo velocemente, dove effettivamente si trova Linux nel mondo dell'informatica. Ah, comunque, se avete domande in generale, interrompetemi, alzate la mano, io vi rispondo volentieri. Quindi, dove si trova Linux in generale? Primo ambito, che forse è uno dei più importanti, server e data center. In questo ambito Linux è usatissimo. Se probabilmente alcuni di voi utilizzano, non so, Google Drive, Dropbox, qualunque tipo di cloud, in generale, se voi trasferite dei file su Google Drive, la macchina che sta elaborando quel trasferimento dei file molto probabilmente monta Linux. Perché questa cosa? Perché Linux è incredibilmente flessibile, adattabile a qualunque tipo di lavoro, come anche quello da fare da server, da cloud server. Molti router, come il Fastgate in questo caso, montano Linux dentro, più o meno per la stessa motivazione, leggerezza e flessibilità del sistema. Stesso motivo anche per gli embedded systems, sono computer in generale che sono fatti per funzionare su una singola board, alta efficienza energetica, poco spazio, poco calore, stesso motivo. E le macchine recenti, le macchine più recenti sono dei mostri a livello di computazione, sono quindi microcontrollori, processori, hanno la potenza computazionale del computer praticamente dentro. Ovviamente non è molto comodo metterci Windows all'interno di una macchina, si preferisce usare Linux proprio perché si può adattare facilmente a fare le cose che dovrebbe fare una macchina. E stessa cosa vale per esempio anche per l'IoT, come in questo caso i frigoriferi smart. Ci sono frigoriferi che hanno sistemi operativi al loro interno. E questa cosa è vera, e che sia utile o no questa cosa è discutibile, però c'è. E gli smartphone, qualunque smartphone giri su Android, beh, in quel caso si sta parlando bene o male di Linux, anche in quel caso. Quindi lo si trova anche nell'ambito smartphone e anche nuova aggiunta al mondo di Linux, la Steam Deck, per chi non conoscesse la Valve, è l'azienda che è proprietaria di Steam, che è la più grande piattaforma di giochi per PC, e recentemente hanno rilasciato questa console portatile, il form factor tipo della Switch, con l'obiettivo di far girare più giochi possibili della libreria di Steam, ma in formato portatile. E al suo interno c'è Linux, ovviamente. Quindi, io adesso comincerei un discorso in cui non è tanto un discorso in cui tento di convincervi, però è un discorso in cui voglio parlare di quelle cose che sono belle di Linux, quelle cose che potrebbero essere effettivamente dei vantaggi rispetto a quello che magari è Windows e rispetto a quello che magari è macOS, quindi ad altri sistemi proprietari. Quindi quali sono effettivamente i vantaggi? Perché se uno deve effettivamente mettersi ad usare un nuovo sistema operativo, è una cosa abbastanza, come dire, importante, è una decisione che può determinare varie cose, perché, come dire, il computer è un oggetto che per chi lavora, per chi studia, è un oggetto che si usa tanto, quindi deve valerne la pena.
Allora andiamo a vedere perché potrebbe valerne la pena. Il primo punto a favore, e qui io tenterò di darvi delle motivazioni molto generali. Ho evitato motivazioni specifiche, perché motivazioni specifiche, come dire, per esempio, Linux è buono per programmare, sì, è vero, ma chi non programma non gliene frega proprio niente di questa cosa. Io vorrei dare delle motivazioni che sono un po' utili a tutti. E la prima di queste è il package manager. Che cos'è il package manager? Allora, io, vi racconterò un piccolo aneddoto, ricordo la prima volta che ho messo mano su uno smartphone, avrò avuto tipo 13 anni, adesso non mi ricordo, volevo installare un'applicazione, sono andato sull'App Store, ho scritto il nome dell'applicazione, ho premuto install, e l'applicazione si è installata. E per me è stato un momento in cui mi è esplosa la testa, perché ho pensato, perché non è la stessa cosa sul computer? Perché non posso installare i programmi così? In generale, mi sono chiesto perché non è la stessa cosa. E cioè, alla fine uno quando deve installare le cose, in generale, va su questo, soprattutto su Windows. Uno deve andare su internet, deve districarsi nei vari risultati di Google, magari evitando anche qualche malware, possibilmente, e scaricare il wizard di installazione, avviare l'installazione e installare il programma. È un processo un po' tedioso. E, so che adesso c'è il Microsoft Store, però se qualcuno mi vuole correggere è liberissimo di farlo, ma io non penso che non si usi per tutte le cose da installare il Microsoft Store, non è che sia fornitissimo. Qual è la questione? La questione è che il Linux invece si fa così dall'alba dei tempi, più o meno. E adesso spieghiamo un attimo il perché. Il package manager è quella componente del sistema che si occupa di installare e rimuovere, nel caso, non ne vogliate più, le applicazioni. E, come dire, in sostanza fa quello che io ho descritto prima. Quando voi utilizzate un App Store su un qualunque smartphone, quello che succede praticamente sotto la scocca è un package manager che si mette in azione per installarvi un'applicazione. Quindi, effettivamente Linux, se volete installare una qualunque applicazione, immaginiamo per esempio di voler installare VLC, classico media player per guardare i video. Sono due modi. Uno, che è quello che magari all'inizio spaventa un pochino chi sta iniziando con Linux, ovvero aprite il terminale e digitate quel comando. Quel comando, vabbè, sudo è per avere i permessi di root. Adesso non spiegheremo nel dettaglio i comandi in questa introduzione, però apt install vlc vuol dire apt è il nome del package manager, installa e gli dice il nome del programma da installare. E lui lo installa, ovviamente. E questo è un esempio su un sistema Ubuntu. Esiste un altro modo, molto più simile a quello che ho descritto prima, che ormai lo si trova praticamente su tutte le distribuzioni di Linux, probabilmente si vedrà meglio se avete lo slide di Linux, se non si vedrà bene, è utilizzando il Software Center, l'App Store grafico. Potete cercare VLC, premere sull'applicazione e fare installare. E funziona nello stesso identico modo. Non state facendo una cosa diversa da quella di prima, semplicemente questa qui è una sorta di involucro del package manager, di questo apt install. È un involucro, perché sotto succede questo, quando installate un'app in modo grafico. Però, se vi trovate più comodi, se vi spaventa un pochino il terminale, questo è un modo assolutamente lecito di farlo. E quindi, questa facilità nell'installare le applicazioni ci vuole molto meno tempo. E in generale, se installate un sistema di cui vi fidate, non avete troppi pericoli di malware, di cose del genere, e è anche più facile rimuoverle. E altra chicca molto interessante è che questa componente, il package manager, gestisce gli aggiornamenti delle applicazioni. Normalmente, quando installate le applicazioni, per esempio su Windows, ogni applicazione ha il suo modo di gestire gli aggiornamenti. Alcune si aggiornano in automatico, altre dovete scaricare il nuovo file exe e installarlo. Il package manager invece gestisce lui in modo centralizzato l'aggiornamento di tutte le applicazioni, avviene praticamente in automatico. E questo non vale solo per le applicazioni, ma vale anche per le componenti del sistema, vale per il sistema operativo. Quindi gli aggiornamenti del sistema operativo vengono gestiti in questa maniera bella, in questa maniera centralizzata. Questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire, prima di tutto, che viene tutto aggiornato in modo, come dire, liscio, in modo senza troppi mal di testa, ma soprattutto nessuno vi costringe ad aggiornare il sistema in nessun momento.
Io vi faccio, io vi pongo un esempio che forse alcuni di voi potranno capire. Immaginate di aver lavorato tutta la giornata. Avete dovuto fare, non so, un progetto dell'università, avete dovuto studiare. Sono le 2 di mattina e volete spegnere il PC e finalmente andare a letto, ma nel momento in cui schiacciate il tasto per spegnere appare arresta e aggiorna. E questa è un, come dire, per me è stato un spesso motivo di sofferenza. È una cosa che un po' sai che ti arriva, perché all'inizio ti lascia restare senza aggiornare, ma sai che prima o poi arriverà il momento in cui non potrai più rimandare l'inevitabile. Ma la cosa bella, in generale, con Linux, se voi per qualche motivo volete posporre gli aggiornamenti, potete farlo, nessuno vi costringe a farli, è ovviamente meglio farlo. La cosa bella è che invece che farlo quando spegnete il PC, potete schiacciare o mettere il comando per aggiornare, o come mostrato qui semplicemente schiacciare il pulsante di update nel vostro, e il sistema, il computer, si occuperà di aggiornarvi il PC, e nel mentre potete lavorare, potete fare le vostre cose, potete continuare ad usare il vostro PC mentre si aggiorna. E quasi mai è richiesto un riavvio, a volte sì, ma in genere non è neanche necessario riavviare il PC. Quindi per esempio quello che faccio io è, devo lavorare sul PC, metto il comando per aggiornare e nel mentre lavoro e faccio le mie cose. E quindi questa è una, ovvero sono più cose carine che troviamo in Linux. Una seconda cosa, e questa è una, come dire, non è bella al 100%, c'è un po' un lato brutto, ma è giusto essere onesti in questo, perché niente è rosa e fiori, e sono i driver. Quando in generale comprate un dispositivo che sia, non so, un dongle USB Bluetooth, un lettore di CD esterno, una qualunque cosa, in generale voi dovete andare a scaricare i driver dal sito del produttore, oppure magari direttamente usare i dischettini strani, però. Non so neanche più se fanno le cose con i dischettini, spero di no. E, la questione è, dovete installare i driver e poi, ammesso che il sito sia ancora, vada ancora, perché magari non è il sito... è un prodotto sconosciuto, il sito non è più mantenuto, o magari ammesso che li abbiano fatti compatibili per, non so, Windows 10 o Windows 11, magari si sono fermati a Windows 7. Detto questo, voi installate i driver e il vostro prodotto va. Linux ha un'idea un po' diversa per i driver. L'idea è di avere i driver già all'interno del sistema. Questo cosa vuol dire? Che in generale l'idea è, comprate un dispositivo, lo attaccate al computer e quello funziona, out of the box. Questa è l'idea, ovviamente, purtroppo non è sempre così, nel senso che ci sono alcuni dispositivi che non funzionano out of the box. Spesso la ragione principale è che questi dispositivi utilizzano dei driver proprietari che non sono open source e quindi non possono essere distribuiti con Linux internamente, ve li dovete installare manualmente se ci sono. Io vi faccio un paio di esempi che sono più comuni, giusto per mettervi in guardia nel caso abbiate qualcuno di questi device, così sapete già in anticipo che potrebbe essere richiesto qualche passaggio in più. Quindi, una di queste sono le schede Nvidia, che questa non è una cosa di nicchia per nulla. Le schede Nvidia, diciamo che dalla comunità di Linux, Nvidia è conosciuta come un po' un dito nel culo, perché... sono davvero poco collaborativi e tengono i loro driver proprietari, chiusi, e come dire, e questo può dare un pochino di difficoltà a chi inizia, perché spesso quando installi Linux, che sia per esempio Ubuntu, i driver Nvidia te li devi installare manualmente, come in realtà si fa anche in Windows spesso. E il problema è che può non essere così intuitiva l'installazione. È tranquillamente possibile farlo, questo sì, però è giusto per un avviso per dire, sappiate che se avete una scheda grafica Nvidia probabilmente dovete installare poi i driver. Non è che il PC non si accende, non si vede lo schermo, funziona, ma funzionerà, come dire, non riuscirete ad utilizzare il massimo della vostra scheda grafica. Quindi questa è per dirne una. Un altro caso in generale di funzionamenti che richiedono qualche extra step in più sono con alcuni modelli di laptop. Alcuni produttori di laptop utilizzano dei pezzi che richiedono qualche step in più, qualche driver in più da installare, magari. Possono dare un po' di ordine a uno che inizia, e quindi questo è soltanto per, come dire, per mettere le cose in chiaro. Dipende molto dal brand di laptop. Ce ne sono alcuni che funzionano benissimo,
Ma ce ne sono altri che invece possono dare un pochino di rottura, come dire. Non è nulla di drastico, in genere. Si può sempre risolvere, però è giusto per mettervi in guardia. Piccolo disclaimer, nella foto non è uno che funziona male, era la foto più carina che avevo trovato, però è uno di quelli che funziona meglio, quei laptop, quindi giusto per essere chiari. Quindi, parliamo delle cose belle. Le cose belle, invece, dei driver sono tante. Partiamo da una cosa, per esempio, se qualcuno di voi mi ha voluto, non so, collegare delle cuffie Bluetooth al PC, collegare a un PC fisso in genere, cuffie Bluetooth, un qualunque altro dispositivo Bluetooth, probabilmente ha dovuto comprare uno di questi per far funzionare il Bluetooth. E spesso te le danno con il dischettino tutto inquietante da utilizzare, magari il sito non esiste nemmeno da cui scaricare i driver. E io ho pensato, questa cosa sicuramente non funzionerà in Linux quando è stato lì. E invece questo tipo di dispositivi funziona quasi sempre out of the box. Non ho dovuto installare nulla e ho potuto subito utilizzare le mie cose Bluetooth. Se vi piace giocare, in generale i controller funzionano out of the box. Potete attaccare un controller della PlayStation e farlo funzionare senza nessuna installazione aggiuntiva. Vale anche per i controller dell'Xbox e anche per quelli della Switch. Molte marche di stampanti, anche quelle, le stampanti probabilmente molti di voi le conoscono come una sofferenza atroce, perché non funzionano mai quando dovrebbero funzionare. Molti brand di stampanti funzionano senza dover installare nulla di aggiuntivo. Molte distribuzioni di Linux hanno per esempio già all'interno una semplice applicazione per scannerizzare quella stampante. Non dovete installare nessun software strano, proprietario delle stampanti, EasyPrint o quelli lì, insomma, ma potete direttamente scannerizzare senza fare molti extra steps. Alcune stampanti, penso le Canon, per esempio, alcune Canon richiedono di installare i driver, te li danno dal sito, quindi in quel caso non è un software box, però è sufficiente installare i driver. Se siete in gente interessata alle tavolette grafiche, in particolare le Wacom, funzionano tutte attaccate, come plug and play, out of the box funzionano tutte, e anzi la situazione è addirittura meglio di sistemi come Windows, perché ci sono molte tavolette della Wacom per cui non sono più distribuiti driver dopo Windows 7, quindi se avete un sistema Windows 10, Windows 11 non le potete utilizzare, la Wacom non vuole, perché vi vuole spingere ovviamente a comprare quelle di nuovo. Su Linux funziona, potete utilizzarle attaccandole direttamente, anche tavolette molto vecchie. E qui arriviamo a un discorso che è molto importante, ovvero l'obsolescenza programmata. Come detto con le tavolette Wacom, spesso i produttori di un qualche tipo di dispositivo vogliono ovviamente che voi compriate quelli più nuovi e quindi magari smettono di supportare quelli più vecchi, non facendo più driver nel caso di un software, come dire, di un dispositivo da attaccare. E questo può essere un problema, perché magari avete, che so, una tavoletta che funziona alla perfezione, ma non la potete più utilizzare, perché quella lì funziona solo per Windows 7. La cosa bella di Linux è che se c'è interesse dietro a qualcosa, quella cosa continua a vivere. Il motivo per cui tutte le tavolette Wacom continuano a funzionare, per dirne una. E questo vale più o meno per tutto. Troverete molti dispositivi per cui si è perso il supporto in versioni recenti di Windows che su Linux funziona. Dimmi. No, perché dovrebbe funzionare su Linux e non su Windows? Cioè, nel senso, fare un drive per Linux se non funziona per Windows? Allora, questa è una domanda interessante. Cosa? Giusto, la domanda è perché il produttore dovrebbe fare i driver per Linux invece che per Windows? Ottima domanda, perché effettivamente non ho spiegato troppo nel dettaglio. La cosa principale è che spesso non sono i produttori a fare i driver per Linux, ma se c'è, come dicevo, interesse dietro a un qualche prodotto, spesso è la community a far vivere questi prodotti che ormai i produttori non supportano più. Quindi, ci sono casi in cui i produttori sviluppano i driver per Linux, ma se i produttori smettono anche loro di produrre driver per Linux, la community li può tranquillamente tenere aggiornati comunque. E il mondo di Linux è pieno di pazzoidi che faranno questo lavoro per voi, in generale. Quindi, questo è il bello della community, perché tutti questi tipi di progetti, dispositivi così, vengono tenuti vivi se c'è interesse dietro. E questo vale anche per questo discorso. Questo è un discorso un po' specifico.
ma è una cosa che si può estendere in generale nel caso, in un caso più generale. Ci sono protocolli proprietari, tipo nel caso dei codec Bluetooth, ci sono dei protocolli proprietari che chi li produce vuole farli solo per certi dispositivi. Se qualcuno di voi ha mai provato ad utilizzare delle cuffie Bluetooth su un computer Windows, per esempio, avrà notato che la qualità non è il massimo, perché quelli utilizzano l'SBC, Standard Bluetooth Codec, che è un codec un po' cagoso. Però su Android, per esempio, abbiamo l'APTX, un ottimo codec, che è proprietà di Qualcomm, e l'LDAC, che è considerato il codec migliore, che è proprietà di Sony. Cosa vuol dire codec migliore? Vuol dire che la qualità delle vostre cuffie, solo se sono Sony, per dire in questo caso, sarà fantastica. Infatti io ho delle cuffie Sony che sul mio telefono Android funzionano una meraviglia, le ho provate sul mio PC e la qualità era orribile. Ed era perché la Sony vuole produrre quel codec soltanto per Android. Ma riconnettendoci al discorso di prima, ci sono stati dei pazzoidi che avevano probabilmente delle cuffie Sony ed erano molto arrabbiati di non poterlo utilizzare nella loro interezza sul loro PC, e hanno scritto il codec LDAC per Linux. Quindi se avete per esempio delle cuffie Sony belle e le attaccate con Bluetooth a Linux, funzionano al massimo della loro qualità, cosa che non è possibile su un qualunque altro dispositivo che non sia Android. E questo vale anche per tanti altri protocolli proprietari. Io ho parlato di questo perché ho avuto esperienze in prima persona, ma ci sono tanti esempi di questa cosa. E arriviamo a un punto che è tanto caro agli utenti di Linux, che è la privacy. Linux, essendo un sistema open source, è aperto, è tutto, come dire, tutto il codice sorgente del sistema è di pubblico dominio, quindi tutti, magari uno non è che si metta, non è che come hobby si legge ogni giorno che cosa c'è scritto nel kernel di Linux, però in generale sappiamo come si comporta, perché è pubblico. Quindi sappiamo che non fa nulla di strano sotto la scocca, sappiamo che non fa nulla che noi non vorremmo che facesse. Come dire, ci sono molte cose quando si usa un sistema operativo proprietario invece, di cui uno non si può esattamente fidare. Tu non sai spesso se stanno facendo qualcosa di un pochino, come dire, di un pochino oscuro, non sai se magari ti stanno prelevando i dati per una certa cosa o no, se li stanno vendendo o no. Spesso li devono dichiarare, ma ci sono mille modi di girare intorno a questa cosa. Comunque, la cosa bella di Linux è che tu sai per certo che il sistema fa quello che deve fare senza fare cose strane, cose che non dovrebbe fare. E puoi scegliere che software installare, nel senso che puoi scegliere il software di cui ti fidi. Nessuno ti costringe a installare un browser di default e non poterlo disinstallare. E questa è una cosa bella, ovviamente, perché scegli tu come comporti il sistema e scegli tu anche come gestirti la privacy, perché ci sono software closed source che puoi installare su Linux che potrebbero anche prenderti dati, ma sei tu che scegli di farlo. E qui arriviamo a un altro punto. Prego. Quindi io volendo, senza fare le cose, posso creare qualcosa per Linux e per tutti gli utenti Linux? Allora, sì, ripeto la domanda, lui dice: se io so fare qualcosa, posso creare qualcosa per tutti gli utenti di Linux? La risposta è sì. Cioè, non è così, come si dice, non è veramente una cosa semplicissima, però è possibile. Abbiamo nella nostra associazione, se non sbaglio, alcuni membri che hanno creato delle funzionalità che poi sono state implementate magari nei programmi principali o addirittura nel sistema. Adesso non mi viene in mente l'esempio, però sì, teoricamente è possibile, perché alla fine, se tu inizi a usare Linux, tu diventi parte della community, la community porta avanti tutto, insomma, quindi sì. Ho fatto in anche per il PR3. Esatto, per esempio, un ex membro della nostra associazione, che lui è uno dei più pazzi in senso positivo, ha scritto dei driver per il sensore di impronte digitali dei laptop. Perché i sensori di impronte digitali sono un po' schizzinosi a livello di driver. Alcuni possono non andare. Questa è un'altra di quelle cose che a volte non funzionano nel laptop, e lui ne ha scritti alcuni che ha messo pubblici e adesso ci sono. Cosa? La maggior parte non vanno, sì. Boh, in realtà io i due PC che ho avuto con Linux sono andati entrambi. Vabbè. È stata fortuna, probabilmente. Volevo aggiungere giusto un altro vanto che abbiamo. Uno dei nostri ex membri, Izzo,
ha fatto ad esempio un programma che serve per reversare l'Intel Management Engine, che praticamente è un processore dentro il processore Intel, che è un po' un incubo per la privacy, ed è praticamente una delle cose più importanti a livello di sicurezza a basso hardware al mondo, non solo qua a Milano, per dire, ed è molto apprezzato. E chiunque può contribuire, questo è il bello dei software free e open source, chiunque può contribuire, ovviamente l'intera community controlla quello che sta facendo. Non è che io dico, ah, sono simpatico perché ho un virus. No, cioè, tutti controllano. Esatto. Esatto. E questa è davvero un punto di forza, una cosa bella, perché, come dire, vabbè, Linux non avrà magari dietro un team di persone strapagate che ci lavora, ma un'intera community che è decisamente più grande di un qualche tipo di persone. E ci sarà sempre qualcuno che lavorerà per mettere le cose più nuove, che lavorerà per andare a cacciare i bug e le falle di sicurezza. La sicurezza, questa è una cosa molto importante. E si ricollega pure a questo in generale. Il sistema, proprio come dicevo, è parecchio trasparente, perché è open, oggettivamente. Quindi nel momento in cui avete un problema, e questa è una cosa che... Non pensate che interessi solo agli utenti smartphone, questa è una cosa che interessa a tutti. Il sistema è molto più facile da metterci mano sopra per risolvere qualcosa. Se siete smanettoni, potete risolvere i problemi che si presentano. Ma anche se non lo siete, l'amico che verrà a risolvervi i problemi comunque avrà una vita in generale più semplice a risolvervi il problema. Se ha dimestichezza con Linux, ovviamente. Però comunque difficilmente ci sarà la soluzione del ok, ci sono troppi problemi, resetta tutto. Quella lì è una cosa che mi è capitato di fare con Windows, per esempio, ma Linux è una cosa che si può tranquillamente evitare di fare. Io ogni tanto se installo robe strane, perché anche a me piace un pochino punzecchiare il mio sistema e fare cagate, se lo faccio appena installato il sistema fresco, li posso anche resettare perché non ho niente, però in generale tutti i problemi sono risolvibili in principio. No, volevo chiedere, chi è che qua usa Windows tutti i giorni? Alzate le mani, prendetele su. Chi invece ha mai avuto una schermata blu della morte di Windows? Beh, come si risolve una schermata blu della morte di Windows non lo sa nessuno. Il codice d'errore che c'è scritto sotto non serve. Esatto, tu vedi una schermata blu e quello che fa in generale è spegnere il PC e pregare che si riaccenda. È quello il ragionamento principale. Il che, come dire, è il fatto che non è che la schermata blu è un semplice modo, come dire, grafico di coprire qualcosa di brutto che è successo per non spaventare un utente inesperto. No, perché non c'è sotto qualcosa da scoprire. È successo. Ce lo teniamo così. Si è rotto qualcosa, non lo so, fai un reset, va bene, ok. E quindi anche a livello di troubleshooting, di risolvere i problemi, sia se voi vi piace fare queste cose, sia se comunque se non. Allora, i computer ci piace l'informatica, comunque siamo anche membri di un'associazione che si dedica a questo. Però l'informatica non è perfetta, in un momento o nell'altro un computer qualche problema ce l'ha. E avere un sistema che può essere più facilmente sistemato è un gran vantaggio. Mi viene da dire, molti hanno l'impressione che Linux si rompa molto più facilmente di Windows. Questa è una cosa sì e no vera, nel senso che su Linux non arrivano delle schermate blu inspiegabili, può capitare che si rompa il sistema, e uno dei motivi è perché comunque Linux dà tanto potere in mano. E è la tua scelta di come usare quel potere. Ovviamente se uno è molto inesperto può fare anche cavolate, nel senso, siccome il sistema ti dà tanto controllo, le tue cavolate possono avere grosse ripercussioni. Quindi questo in generale, soprattutto quando state utilizzando Linux, siete alle prime armi e cercate dei tutorial su come risolvere qualcosa e vi danno una spattacchiata di comandi, mi raccomando, utilizzate dei siti o dei tutorial così, ma di gente che vi fidate. Perché quello può essere un problema, nel senso perché i comandi, soprattutto con i permessi come sudo, quello che abbiamo visto prima, sono comandi che possono fare praticamente ogni cosa possibile. Quindi, quando avete un controllo così, profondo del sistema, è importante fidarvi,
se siete un po' disorientati così, allora chiedete magari aiuto a qualcuno. Potete anche stare presente nella nostra sede e chiederci aiuto se c'è qualche problema. Io all'inizio facevo così, ero tipo, ho rotto tutto, mettevo il PC così e aspettavo che qualcuno mi aiutasse. Altro punto di forza: Linux è abbastanza leggero come sistema, abbastanza nel senso che il principio di Linux è la varietà, la scelta. Se volete renderlo pesante, potete renderlo tranquillamente pesante, potete renderlo un mattone, ma di base in generale tende a essere più leggero. Non ci sono al suo interno tante robe che succedono che possono rallentare il PC, non è che c'è tutta una routine che si occupa di prelevarvi i dati, che magari possono rallentarvi le cose, insomma. Il sistema è quello che è scritto decentemente, quindi è abbastanza ottimizzato, e tende a essere più leggero. Capita spesso di sentire magari qualcuno che dice ho questo portatile vecchio che ormai è mezzo morto, ci ho installato Ubuntu per resuscitarlo. Quello è una delle dimostrazioni appunto del fatto che Linux sia più leggero. Poi installare Ubuntu in realtà non è la scelta migliore. Dopo, quando vediamo cosa installare effettivamente, ci saranno anche delle raccomandazioni con quello, perché per resuscitare PC ci sono alternative addirittura migliori di Ubuntu. Però in generale a livello di risorse tende ad essere molto più efficiente. Io, su questo portatile, cioè che non è una roba sconosciuta, è un Asus da gaming, nel senso, la batteria mi dura di più che su Windows. E cioè, è una roba bella, insomma, perché io in generale vado all'università e non devo quasi mai caricarlo nella giornata. Ok, quindi, altra cosa, questo può interessarvi, può non interessarvi, però... Quando ho iniziato a utilizzare Linux, io ho scoperto una cosa che non conoscevo prima quando utilizzavo Windows. Questa cosa macOS ce l'ha un po', devo dire, ma Windows ha proprio poco, una cosa chiamata coerenza grafica. Perché aprite le impostazioni di Windows e hanno un certo aspetto, aprite il pannello di controllo, ha un altro aspetto, dovete usare i PDF, vi ritrovate con un'applicazione con un altro aspetto ancora, e spesso vi tocca installare applicazioni di terze parti, per fare anche cose molto base. Se non sbaglio, Edge dovrebbe senza problemi farvi leggere il PDF, ma io quando guardo in generale a lezione, molte persone usano Acrobat, per esempio, dopo Acrobat per vedere i PDF, per estrarre gli archivi in RAR. E il fatto è che queste applicazioni hanno tutte la loro estetica, hanno tutte una loro, come dire, sono tutte appariscenti, perché sono comunque applicazioni di una compagnia in genere, una compagnia di terze parti, che tenta comunque di sponsorizzarsi, di pubblicizzarsi. Queste applicazioni tentano di brillare di luce propria. Linux ha un approccio diverso a queste cose. Linux con le applicazioni tenta di trattare le applicazioni di base del sistema come uno strumento. L'applicazione non deve essere qualcosa che deve brillare, che deve avere la sua estetica, è uno strumento. E qui io ho fatto uno screenshot, semplicemente ho aperto un po' di app di sistema a caso dal mio sistema Linux. Abbiamo per esempio la calcolatrice, Esplora File, quello lì in alto a destra è l'App Store, quello in basso a destra è il calendario, questo qui, che è una cosa che io ho adottato, è una super scannerizzata, è una stampante, ed è quella che mi ha riconosciuto subito la stampante senza fare nulla, e quella in mezzo è un'app che si chiama Pika Backup, che è un'app per fare backup molto comoda. E come vedete, sono tutte coerenti a livello grafico. Poi uno dice, a me questa cosa non interessa, e va bene. Io infatti ho tentato di mostrarvi tante cose proprio per quello. C'è uno in attesa. Però in generale, ognuno ha le sue priorità. Per me questa è abbastanza una priorità, ovviamente. Tema scuro anche. E la questione è che appunto questa coerenza grafica è una cosa per me molto piacevole. E ci sono... Conosco comunque tante persone, per cui è una parte importante, e in generale fa piacere avere delle applicazioni che sono funzionate proprio, sono progettate per funzionare insieme. E quindi cosa? Torno indietro? Sì, che può sembrare scontato, ma il fatto anche di personalizzare la dashboard, mettere tutte le varie impostazioni come si preferisce, non è scontato, specialmente per chi usa Windows tutti i giorni. Cioè non ti viene in mente subito di personalizzare. Potete vedere semplicemente lì in alto a destra c'ho l'utilizzo del mio processore, la temperatura, l'utilizzo della RAM. Quindi voi diranno sì, questa è solo roba da nerd, però magari ad alcuni interessa. A me è una cosa che piace avere sott'occhio, per dirne una. Comunque,
Cosa? Per quelli che si fanno gli sforzi sull'estetica. Unix parla su Red. Vi farete schifo una sola per non avere un sistema. Allora, sì, esiste un subreddit che si chiama Unix Storm, il cui obiettivo è gente che pubblica e che flexa i propri setup di Linux, facendo vedere quanto sono fighi. Probabilmente ci hanno speso mesi barra anni a customizzare anche i dettagli, poi sono belli. Fighi altrettanto loro. Fighi altrettanto. Esatto, tu vedi sta cosa perfetta, è una vetrina, poi magari non funziona nemmeno. Però è bellissima, è un quadro. E altra cosa, Linux è free, perché l'ho detto in inglese, non per sembrare giovine, ma perché free inteso sia come gratis, nel senso non lo pagate, è una roba bella, l'unica cosa che pagate è il vostro tempo, però asterisco perché in base alla vostra scelta che fate potrebbe in realtà anche richiedervi davvero poco tempo. Poi dopo andremo un pochino a vedere effettivamente come poter effettivamente non doverci spendere troppo tempo. E altra cosa, free in senso di freedom, nel senso che sei libero di farci un po' quello che vuoi. Te lo puoi customizzare per rendertelo più adatto al tuo modo di lavorare, al tuo workflow e alla tua estetica che ti piace. Ci puoi giocare, lo puoi plasmare come ti piace. E quindi, se ci sono domande, comunque fatemele pure su questa parte. E quindi, adesso abbiamo visto effettivamente quali sono delle cose belle di Linux. Ce ne sono tante altre, però non è che posso fare solo un talk in cui tento di vendervi Linux. Andiamo un pochino sulla sostanza, perché spesso anche qualcosa lo si comincia ad apprezzare quando lo si utilizza un pochino. E quindi la domanda è: da dove parto? Mi hai mostrato, ok, Linux ha tutte queste cose belle, ma io da dove parto? E si parte facendosi questa domanda. Questa è una parola che probabilmente avete sentito tante volte, la parola distro. Che cos'è una distro di Linux? Perché molti... non chiederò di alzare la mano perché magari alcuni adesso si potrebbero vergognare, ma molti pensano che Ubuntu e Linux siano la stessa cosa che non è così. Ubuntu è una distro di Linux. Che cosa vuol dire questa cosa? Diciamo che Linux ha tanti sapori, è come una gelateria, ci sono tanti sapori, sono tutti Linux, è come dire, la gelateria è sempre gelato, ma sono diversi gusti. E in questo caso una distro non è altro che un sistema operativo completo che potete scaricare e installare. Quindi una distro è un pacchetto completo, è qualcosa di utilizzabile così com'è. La questione è che il mondo è pieno di distro di Linux. Non c'è solo Ubuntu, ma ce ne sono una miriade. E questa cosa può essere un po' disorientante per chi inizia, perché effettivamente uno magari non ci vuole pensare troppo, dice scarico Ubuntu. Magari uno invece è uno che pretende un pochino di più, magari vuole qualcosa di più specifico e non sa bene come muoversi. Se andate a chiedere ad un Linux user che distro installare, vi dirà una cosa. Se lo andate a chiedere a un altro, vi dirà un'altra cosa e quei due cominceranno a litigare. Quindi bisogna capire effettivamente, più che perché ci sono tutte queste distro, la domanda è: che cosa cambia una dall'altra? Sono tutti sistemi operativi Linux completi, ma effettivamente qual è la differenza tra tutte queste distro? Allora, vi voglio spiegare con una spiegazione davvero breve e semplificata, perché questo non è un talk tecnico, effettivamente qual è la differenza tra una distro e un'altra. Il sistema operativo completo è composto, un sistema operativo è composto da diversi blocchi, e questi blocchi decidono un pochino, nonostante sia sempre Linux sotto, questi blocchi cambiano il modo in cui appare il sistema e il modo in cui si comporta, quindi sia estetica che comportamento, e questo cambia drasticamente l'esperienza alla fine dei conti. E quindi andiamo un attimo a vedere cosa sono questi blocchi. Questo è il sistema operativo, non è molto utile questa cosa perché è un rettangolo, ma se andiamo a spezzettare un pochino questo rettangolo, se andiamo a spezzettare e prendere un po' le cose chiare, qui per chi è un pochino più sul pezzo, questa è una grossolana semplificazione. È soltanto per, come dire, per mostrare le cose che sono veramente utili alla spiegazione. Possiamo dividere il sistema in queste tre parti. L'interfaccia grafica, chiamata anche Desktop Environment, è il nome con cui si chiama, che non è altro che la veste grafica del sistema. E il Desktop Environment non c'è solo su Linux, c'è anche su Windows e c'è anche su macOS, è la parte grafica. Non se ne parla in genere perché non lo puoi cambiare negli altri casi, quindi non ha troppo senso parlarne.
di Linux esistono alternative per ogni cosa. Quindi le interfacce grafiche possibili ce ne sono una miriade. Package Manager, ne abbiamo parlato prima, si occupa di installare e disinstallare applicazioni e aggiornare il sistema. Anche quello, ce ne sono vari approcci, varie filosofie, tante varianti. E poi c'è tutto quello che c'è sotto. Noi a noi ci importa poco di quello che c'è sotto. Quello che c'è sotto è Linux. Per oggi, anche se non è una cosa al 100% vera, quello che c'è sotto rimane in genere più o meno la stessa cosa. Quindi, effettivamente, che cosa offre il mondo di possibili blocchi da cui comporre questo diagramma? Partiamo da sotto e andiamo verso sopra. Quello che c'è sotto, come ho detto, è Linux. Ci importa poco, nel senso che è sempre quello. È Linux e quindi ti permette di fare le cose che fai con Linux. La differenza non è quella la principale differenza tra una distro e l'altra. La prima cosa che veramente cambia è il package manager. Perché? Qual è la cosa? Ho spiegato prima che cos'è il package manager. Ti permette di installare e disinstallare applicazioni, aggiornarle e aggiornare il sistema. Però la cosa importante di cui tenere conto per quando si sceglie Linux è che esistono tanti tipi di package manager che cosa hanno di importante nel package manager? Che determinano, come dire, hanno una filosofia di aggiornamento. Ovvero che la frequenza con cui viene aggiornato il sistema cambia da package manager a package manager. Quindi alcuni sistemi, per esempio Ubuntu, ha un certo package manager che è APT e che si aggiornerà con una certa frequenza. E ci sono altre distro che si aggiorneranno con una frequenza diversa. E perché questo è importante? Andiamo a vederlo. È importante, adesso lo capiremo, spieghiamo queste due cose, perché esistono due principali filosofie di aggiornamento nel mondo di Linux. La prima è la filosofia stable, ovvero le distro stable, quindi sistemi stable, sono sistemi che tendono ad aggiornarsi abbastanza raramente. L'idea è gli aggiornamenti escono quando sono pronti, quando sono stati sufficientemente testati, con l'idea di avere un sistema più stabile possibile. Ubuntu appartiene a questa ideologia. E la questione è, gli aggiornamenti avvengono abbastanza di rado, questo può avere un costo a livello di, appunto, aggiornamento delle applicazioni. Potreste trovarvi con applicazioni magari un pochino più vecchiotte, proprio perché gli aggiornamenti avvengono meno di frequente. Mentre esiste l'approccio opposto, che è l'approccio rolling release, che l'idea è appena esce un aggiornamento ti arriva subito sul computer. Non ci sono nemmeno i grandi aggiornamenti da una persona alla successiva, ti continua ad arrivare l'aggiornamento praticamente ogni giorno. E questo è un approccio con cui ti trovi le tecnologie più nuove, i software più aggiornati, potrebbe avere anche un impatto sulla stabilità questa cosa, ovviamente. Infatti l'approccio rolling release è consigliato di più a chi è un po' più esperto. Quindi, ci sono questi due approcci, uno in cui gli aggiornamenti avvengono più raramente per avere una stabilità migliore, e quello in cui gli aggiornamenti avvengono di continuo per avere un sistema costantemente aggiornato. E la questione è che non è che tutte le distro stable sono uguali, è uno spettro un pochino, perché esistono diversi modi di fare una distro stable. Esistono diversi modi di tenere un sistema aggiornato ma stabile. Ubuntu, per esempio, tende a essere molto conservativo, tende ad aggiornare abbastanza raramente il proprio sistema, quindi l'obiettivo è di avere un'ottima stabilità, lo svantaggio è di avere magari pacchetti, applicazioni un pochino vecchie. C'è un'altra distro di cui parleremo dopo, che per esempio è Fedora, che anche quella è una distro stable, ma tenta invece di avere degli aggiornamenti decisamente più frequenti per avere, come dire, un sistema più aggiornato, più moderno, come dire. Quindi, andiamo a vedere l'ultimo componente, quello in alto, che è il desktop environment. E questa è forse la cosa più importante da un certo punto di vista. Nel senso che il desktop environment non solo determina l'estetica del vostro sistema, ma determina anche quella che in inglese si chiama UX, la user experience. Quindi l'interfaccia grafica di un sistema determina come ci interagite, il modo in cui lavorate, il vostro workflow, ed è fondamentale il modo in cui interagire con il vostro sistema. Quindi può cambiare davvero da un desktop environment all'altro. Io adesso vi mostro un paio di esempi popolari che potreste trovare
nella giungla di Distro. Il primo e più popolare è GNOME, si chiama. È lo stesso che io ho su questo computer. È l'ambiente grafico più popolare in Linux. Tende a essere molto polished, come dire, molto solido, e a funzionare abbastanza bene out of the box. Ed è praticamente uno dei desktop environment di Linux che prende il design della UI nel modo più serio, nel senso proprio con regole di design, di scienza del design abbastanza, come dire, strette. Stessa cosa che abbiamo mostrato prima, GNOME ha una sua suite di applicazioni molto completa, che tende ad avere tutta un'estetica bella complementare che funziona bene uno insieme al, cioè un'applicazione funziona bene insieme all'altra, ed è alcune le avete viste prima nel mio screenshot. Punto importante da fare: il layout, il funzionamento di GNOME non è molto tradizionale. Se siete abituati a Windows, l'esperienza è un po' diversa, ha un suo modo di lavorare, un suo layout che alcuni magari lo trovano buono per lavorare, magari altri non si trovano bene. Questa è una cosa che si può sapere soltanto provando. Sapete solamente che se siete abituati a Windows potrebbe esservi richiesto magari un pochino di tempo per adattarvi, per abituarvi a questo workflow. È più simile a quello di Mac, quindi effettivamente se siete degli utenti Mac può essere un pochino più semplice abituarsi a questo sistema. Cosa importante di GNOME: ha una decente customizzabilità. Non è il desktop environment più customizzabile, è comunque più customizzabile di Windows o di macOS, ed è customizzabile attraverso le extension, sono le estensioni, sono dei piccoli add-on che si possono installare con un click e che vi aggiungono funzionalità, sia estetiche che funzionali. Per esempio, io avevo sulla mia barra alcune indicazioni su quanto era usato il processore, quanto era usata la memoria, e quella è un'estensione, per dire. Se proprio non riuscite a non utilizzare il vostro sistema con un layout simile a Windows, quindi con la barra, con le applicazioni sotto, esistono anche delle estensioni di GNOME che lo rendono più simile a questa cosa, se proprio magari vi piace tanto e volete riadattarlo al vostro lavoro. Secondo, e questo sarà l'unico altro desktop environment di cui parleremo nel dettaglio, il secondo più popolare è KDE Plasma. Il punto focale di KDE Plasma è la customizzabilità. L'idea di KDE Plasma è avere un'interfaccia grafica che puoi customizzare e personalizzare fino al midollo per adattarla il più possibile al tuo gusto estetico, al tuo modo di lavorare. Il layout iniziale, quello con cui di solito installi un sistema con KDE, è simile a quello di Windows. Quindi se siete utenti di Windows vi troverete magari un pochino più a vostro agio, sarà più simile alla classica barra con il menu di start, quindi è più simile. Ovviamente questa estrema customizzabilità ha un costo, e ovviamente è un pochino meno solido come l'interfaccia grafica rispetto per esempio a GNOME. GNOME è meno customizzabile ed è più solido. Questo tende ad essere un pochino meno solido, magari qualche baghettino ogni tanto, però al suo grande pro dell'enorme customizzabilità. E anche KDE ha una suite di applicazioni tutta sua, con un'estetica che ovviamente funziona anche questa tutta bene insieme, che è molto potente. La suite di applicazioni con cui vengono questi desktop environment, importante, non è che è unica. Cioè, se a voi vi piace un'applicazione di KDE la potete installare anche con GNOME, semplicemente l'idea è che funzionino bene insieme a livello estetico, però potete installare qualunque applicazione voi vogliate. Il discorso è ovviamente l'approccio, diciamo, estetico, funzionale, cambia tra i due desktop environment. GNOME tende a essere più minimalista, tende un pochino a seguire magari la filosofia, una filosofia di semplicità, mentre KDE tende ad essere molto, come dire, le applicazioni di KDE sembrano dei coltellini svizzeri, cioè pieni di funzionalità, che può piacere, può non piacere, insomma. Questo è questione di gusto. Ne esistono altri, ok? Non stiamo troppo ad andarci nel dettaglio. KDE e GNOME, quelli che ho detto prima, sono, tra virgolette, pesanti. Non saranno più pesanti, magari, di Windows o di macOS, però sono desktop environment molto completi. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che comunque avranno il loro peso, che è un peso che un computer moderno non è un problema, ovviamente. Però nel caso magari stiate lavorando su un PC, un laptop magari molto vecchio,
o uno da 200 euro con un processore scalosissimo, esistono dei desktop environment più leggeri, perché il desktop environment, essendo un'interfaccia grafica di un sistema, c'ha il suo bel peso sulle risorse. Quindi ne esistono altri che sono simili al GNOME KDE, quindi molto completi e quindi un pochino più sul lato pesante, che sono per esempio Mate, Budgie e Qtfish. Ne esistono invece altri decisamente più leggeri, che sono per esempio Cinnamon, XFCE, LXDE e LXQT. Tendono ad essere desktop environment più leggeri. Se voi siete interessati, comunque, io ve li lascio qui, così se volete andare un pochino a vedere su internet che aspetto hanno, che funzionalità hanno. In generale hanno tutti i loro siti su cui fanno vedere le funzionalità. Non sto a spiegarveli perché si potrebbe parlare mezz'ora di questa cosa. E quindi, abbiamo detto, la parte sotto dei blocchi che vi ho fatto vedere prima, quindi la parte Linux ce ne preoccupiamo poco quando si tratta di guardare differenze tra una distro e l'altra. Le cose importanti sono quindi la filosofia di aggiornamento, che può essere stable, quindi magari più lenta, ma più stabile, quindi più rara, cioè aggiornamenti più rari, o il desktop environment, per esempio. Quindi l'interfaccia grafica e l'usabilità. Queste sono le due cose che cambiano. E quindi io adesso vi farò vedere un pochino di varie distro, che adesso abbiamo effettivamente capito che cosa sono. Farò vedere un po' di distro che noi consigliamo e che hanno vari approcci che vanno tutti a riprendere diverse combinazioni di filosofie di aggiornamento, desktop environment. E voi, in base al vostro uso, potete scegliere tra le raccomandazioni che vi faccio effettivamente quale potrebbe piacervi di più installare. Partiamo dalle distro stable, che in realtà sarà il capitolo principale, perché sono le più adatte a chi inizia. Debian è una distro stable, è famosa, è una distro tradizionale, diciamo che è una delle più antiche ancora in funzione, ed è la mamma di Ubuntu praticamente. Non l'ho messa qui esattamente per consigliarvela, è più per motivi didattici, perché se volete un'esperienza simile a Debian, io vi consiglierei piuttosto Ubuntu. Ma in generale, sappiatelo, Debian è una distro abbastanza, antica, non nel senso che è vecchia quando la usate, però esiste da tanto tempo ed è la mamma della maggior parte di distro esistenti al mondo, praticamente. E quindi parliamo di Ubuntu, probabilmente quella che tutti avete sentito parlare almeno una volta, ed è una distro che si basa su Debian, ok? Quindi quello che fa è prendere il cuore di Debian e espanderlo. E questa è una cosa che succede spesso nel mondo delle distro, poi andremo a vedere bene altri casi. Ubuntu è popolare. Questo è un enorme punto a favore di Ubuntu, perché il fatto che sia popolare vuol dire che se voi cercate un tutorial su internet sicuramente lo trovate. Rispetto ad ogni altra distro, il mondo è pieno di tutorial su Ubuntu, guide, gente che magari ha i vostri stessi problemi, quindi questo è un enorme punto a favore di Ubuntu. Il desktop environment, quello di cui abbiamo parlato prima, è GNOME. Piccola nota, il GNOME che trovate in Ubuntu è molto customizzato attraverso le estensioni. Quello che vi dicevo, il fatto è che ci sono estensioni preinstallate che ne modificano l'aspetto e le funzionalità. Può piacere, può non piacere. Io non sono un grande fan, in realtà, a livello estetico, però sappiate, è GNOME. Cosa bella di Ubuntu è che, appunto, come dicevo, community enorme, tanti tutorial, tante guide e molte cose, la maggior parte delle cose funzionano out of the box. Cosa importante, che è un errore che si fa spesso, non scaricate le versioni dispari di Ubuntu, perché le versioni dispari sono delle beta, sono per testare cose che non sono ancora stabili, E quindi adesso c'è per esempio Ubuntu 22 fuori, se esce Ubuntu 23, occhio, Ubuntu 22 dovrebbe essere quella che dovete scaricare, almeno adesso. La cosa bella di Ubuntu è che ci sono tante varianti. Sono tante varianti in cui cambia principalmente il desktop environment. Ok, mi piace l'approccio di Ubuntu così, ma magari non mi piace GNOME, voglio provare un altro desktop environment. Esiste Kubuntu, cambia sempre la prima lettera del desktop environment, della distro, scusate, per matchare quella del desktop environment. Kubuntu è Ubuntu, uguale identico, ma invece che GNOME, HDE.
Poi abbiamo Ubuntu Budgie, che non è altro che un'occasione persa che per chiamarlo Ubuntu, che è Ubuntu ma con Budgie come desktop environment, un altro desktop environment. E poi abbiamo l'Ubuntu, che invece è Ubuntu ma con LXQT come desktop environment. La differenza in questo caso è che LXQT è molto leggero come desktop environment, quindi se ci riconnettiamo al caso del ok, ho un vecchio portatile che voglio resuscitare dai morti, l'Ubuntu tende ad essere un'alternativa di gran lunga migliore a, alle altre, quindi ad Ubuntu, Kubuntu e Ubuntu Budgie. Ovviamente il livello di completezza di animazioni, cosette grafiche così non è lo stesso, proprio per questo motivo è più leggero. Però Ubuntu, sì, e beh, ci sono anche vari sapori di Ubuntu un pochino meno... Questa è una delle cose belle della community Linux. Abbiamo Ubuntu, abbiamo Amog OS. Insomma, va bene. Anna Montana Linux. E, insomma, c'è tanta roba strana. Magari alcune cose che non sono concepite per essere un daily driver, qualcosa che avete sempre nel vostro PC, però se siete abbastanza pazzi e volete usare Ubuntu per studiare all'università, io non vi fermo. Quindi approccio di Ubuntu, abbiamo Ubuntu e tutte le varianti che sono queste, in cui cambia il desktop environment, quindi l'interfaccia grafica. Andiamo a vedere un'altra alternativa che è PopOS. PopOS è una distro basata su Ubuntu. Esattamente come Ubuntu è figlia di Debian, PopOS è figlia di Ubuntu, nipote di Debian. Ed è una distro incentrata sul gaming. Quindi ha delle varie funzionalità che sono ottimizzate per il gaming, ha preinstallate tante, come dire, tante utilities, tante app che sono utili per il gaming, per ottimizzare, per registrare, insomma, tutte queste cose qui. Essendo basata su Ubuntu, significa che le cose che in generale funzionano su Ubuntu funzionano anche su PopOS. I tutorial che trovate su Ubuntu in genere funzionano anche qui, perché non fa altro che prendere Ubuntu, come dicevo, prende il cuore di Ubuntu e aggiunge altre cose. Il desktop environment in questo caso è sempre GNOME, ma è una versione, un'altra versione customizzata diversamente. Diciamo che adotta una filosofia estetica un po' diversa da Ubuntu, tende ad essere un pochino più moderno, un pochino più pulito come estetica. A me piace di più, per esempio. PopOS è sviluppato e supportato dalla System 76, che è un'azienda che costruisce anche PC portatili. Comunque io vi lascio sempre i siti cliccabili, nel sito website potete cliccare sulle slide che avete sul vostro PC e andare sul sito. Quindi PopOS è più incentrata sul gaming, ma anche se non state facendo gaming è comunque una buona distro. Uno dei vantaggi di PopOS è il fatto che ha i driver NVIDIA preinstallati, quindi tutto quello sbattimento che avevo detto che dovete installare i driver NVIDIA se avete una scheda NVIDIA, con PopOS sono già dentro, quindi questo è uno dei vantaggi, per dire. Linux Mint anche questa si basa su Ubuntu, quindi è un po' un fratellino di PopOS e ha un desktop environment che si chiama Cinnamon. È un pochino più leggero di GNOME o KDE e ha un layout abbastanza simile a Windows. Quindi se siete degli utenti Windows vi sentite più a casa. È conosciuta come una distro abbastanza stabile, solida, quindi qualcosa che può essere relativamente semplice da utilizzare senza una sorta di periodo di adattamento. Magari c'è comunque, ma non come magari con GNOME o con qualcosa che ha un aspetto, una funzionalità molto diversa. Arriviamo alla ultima raccomandazione di oggi, che è Fedora. Fedora è una distro che, come dicevo prima, è sempre stable, ma mentre fino adesso abbiamo visto la famiglia di Ubuntu, la famiglia di Ubuntu segue la filosofia di Ubuntu, che è questa filosofia a livello di aggiornamenti un po' conservativa. Fedora tende ad avere aggiornamenti più frequenti. Questo vuol dire che vi troverete con software più aggiornati, ma comunque è conosciuta come una delle distro più solide e stabili in assoluto. Quindi
questa frequenza di aggiornamenti in generale non è un come dire, un qualcosa che va a intaccare la stabilità, anzi, nelle esperienze che ho avuto io personalmente, a volte tende ad essere anche più stabile di tutto. Ha GNOME come desktop environment, sempre. In questo caso però GNOME base, è la versione base, non è customizzata. Quindi se volete avere un'esperienza base di GNOME, Fedora ve la dà. Ed è sviluppato e supportato dalla Red Hat, che per chi non la conosce, questa è un'azienda mostruosamente grossa, e non solo dalla Red Hat ma anche dalla community. Loro hanno una filosofia molto importante sulla collaborazione con la community. Unica cosa importante, Fedora, perché adesso sembra che io l'abbia decantata, è tutto bello, rose e fiori, non esattamente, nel senso che Fedora richiede un paio di extra steps quando la installate, perché Fedora in generale non distribuisce cose proprietarie, almeno di base, solo cose open source. Quindi ci sono dei codec video che vi servono per riprodurre certi tipi di video, che quelli sono proprietari e potete tranquillamente installarli con Fedora, ma dovete farlo dopo che l'avete installato. Quindi ci possono essere quel paio di cose che in realtà è molto semplice, però giusto per essere chiari sono quei due step in più da fare. Però in generale a livello anche di performance tende ad essere una delle distro migliori, che siano performance di non per forza tipo nei giochi ma anche in tante altre situazioni, ha delle ottime performance. Come in Ubuntu ci sono anche diverse varianti di Fedora per i diversi desktop environment. Fedora KDE uguale ma con KDE come desktop environment. Fedora XFCE uguale ma con XFCE, che è un altro desktop environment abbastanza leggero. E Fedora LXQT come l'Ubuntu, anche in questo caso, una versione molto più leggera di Fedora. Quindi adatta a resuscitare laptop vecchi o in generale a sprecare poche risorse. Ok, questa è più una cosa di curiosità. Queste sono delle distro molto nuove, nel senso che hanno qualche mese di vita, ma siccome siete gente comunque che si è interessata a Linux, immagino siate persone che comunque hanno interesse nel scoprire queste cose nuove, queste cose interessanti. Non sono distro che vi consiglio in questo momento, sono semplicemente cose interessanti. Nubara è una distro basata su Fedora, quindi una figlia di Fedora, che tenta di essere focalizzata sul gaming e di avere molti di quei passaggi extra che vi ho detto prima già messi dentro. Quindi l'idea è di avere una distro che installata e funziona out of the box. Anche la customizzazione di GNOME, ha sempre GNOME customizzato in modo più simile a Windows. La questione è che ovviamente non funziona ancora così bene, è molto nuova come distro, quindi sappiate che io ve la faccio vedere in questo momento ma non ve la consiglio attivamente. E un'altra è per esempio Vanilla OS, una distro invece basata su Ubuntu che tenta di fare più o meno una cosa simile ma con Ubuntu, quindi avere innanzitutto GNOME base. A Vanilla OS non piace la customizzazione che Ubuntu ha di GNOME e vuole offrire l'esperienza base, e tenta di avere un approccio moderno, pulito, quelle cose lì, insomma. E ti permette di attivare con dei semplici click un sacco di cose che di norma Ubuntu devi fare a mano. E poi offre pure immutabilità, che è un discorso che a oggi a noi non interessa, però a chi di voi si interesserà molto e quindi riscalerà tanto la montagna delle distro potrebbe magari interessare, no? Però comunque diamogli un po' di tempo a queste distro e potrebbero diventare delle cose davvero interessanti. Andiamo a vedere il distro Rolling Release. Sarò veloce qui perché queste sono distro che non consigliamo ai principianti in generale, però possono essere, se siete magari abbastanza pazzi o magari volete farle andare in una macchina virtuale, poi queste cose le vedremo di più domani, magari anche per motivi didattici può essere interessante smanettarci un pochino. Però sono distro che si aggiornano molto frequentemente e se non siete abbastanza sul pezzo potrebbe incasinarsi un pochino, come dire. E quindi io vi parlo di queste distro, però sappiate che se la vostra idea è avere un'esperienza pulita, out of the box, questo molto probabilmente non è il caso. La più famosa di tutte è Arch Linux.
Forse, forse alcuni di voi ne avranno sentito parlare, perché molti utenti Linux adorano parlare di Arch Linux come se fosse Gesù. E la questione è che Arch Linux è la rolling release più famosa. Cos'è che la rende speciale? È il fatto che tu installi Ubuntu, lo accendi e ti ritrovi un sistema, come dire, che puoi utilizzare con una sua interfaccia grafica. Stessa cosa vale per Fedora, per PopOS. Installi Arch, e ti ritrovi con una schermata di terminale, quindi schermo tutto nero con le scritte bianche, perché Arch è un sistema che praticamente ti componi tu scegliendoti i pezzi. Quindi è una cosa molto didattica dal punto di vista informatico, se vi interessa, però per un, come dire, per chi sta iniziando è abbastanza un inferno. Sì, già arrivare alla schermata nera col trattino che lampeggia non è così scontato. Esatto, schermata nera, trattino che lampeggia, e voi dovete iniziare a scrivere cose. Che cosa scrivi tu? Cosa importante però di Arch è che esiste Arch Linux, ha una wiki che si chiama Arch Wiki, che è in realtà una cosa che non è focalizzata solo su Arch, contiene guide, tutorial di tutti i tipi che sono utili a tutti gli utenti di Linux. Quindi spesso, se siete curiosi sul fare una certa cosa, se siete magari degli smanettoni, volete modificare una certa cosa, far funzionare una certa cosa, è molto probabile che finirete sulla Arch Wiki. E le indicazioni spesso sono scritte in modo da funzionare per qualunque distro, non solo Arch. Quindi quella è una risorsa molto importante. Poi abbiamo per esempio Gentoo. Gentoo è un pochino una, come dire, un tema molto particolare, perché sebbene Arch fosse, sia molto fai da te, Gentoo lo è ancora di più. Come è possibile? Lo è, non ve lo so dire nemmeno anch'io. Il fatto è che spesso vi ritroverete a compilare tante cose, tante componenti di sistema, perché voi avete fatto fondamenti di informatica, penso sappiate cos'è la compilazione, ma banalmente voi non utilizzate magari del software che è già pronto per essere utilizzato, ma dovete compilarlo, quindi trasformarlo in qualcosa di eseguibile, di utilizzabile. Quindi l'idea è: reinvento la ruota ogni volta e spero di farlo meglio, nel senso, spero di renderla migliore la ruota. E quindi anche questa qui è una cosa, è più per chi inizia, una cosa giusto per sapere, insomma. Poi se siete abbastanza pazzi, magari. Però poi abbiamo OpenSUSE Tumbleweed, che è un'altra distro, Rolling Release. È una distro particolarmente famosa per il fatto che abbiano fatto una canzone dedicata su come si pronuncia il nome. Io lo sto pronunciando nel modo sbagliato, però, insomma. Anche una versione stable chiamata OpenSUSE Lisp. È lì, se volete anche OpenSUSE. Ovviamente, se per qualche motivo googlate l'interesse OpenSUSE, se state iniziando vi consiglio la versione Lisp, che è quella un pochino più stabile. Ok, e abbiamo delle distro che invece sono specifiche. Anche questa qui è più a scopo didattico. Quelle che io vi consiglio, quelle erano tutte quelle di prima, fino a Fedora, ok? Anche queste sono a scopo didattico. Molte di queste sono distro create per uno scopo specifico. Abbiamo per esempio Garuda Linux, che è una distro che è basata su Arch, cioè quella roba di tutta che ci si compone da soli, ed è molto focussata sul gaming, ma come potete immaginare, siccome è una cosa composta praticamente da zero, è iper specifica su quello. Poi la potete utilizzare anche per cose normali, però è quello il suo obiettivo principale. Kali Linux, discorso simile, basato su Debian stavolta, ma con la sicurezza informatica. Se siete hacker o appassionati di sicurezza informatica, Kali Linux è un sistema creato per essere, come dire, per aiutarti proprio in quel tipo di cose. Penetration testing, reverse engineering, security research, un sacco di queste cose. È proprio incentrato sulla sicurezza. C'è periodicamente il matto che decide di utilizzarla come distro day to day, quindi come sistema principale. È una cosa molto sconsigliata da fare, è una cosa che è utile per quegli scopi. E poi abbiamo un'ultima particolarità, che è Asahi Linux, che di per sé è general purpose, non è una distro specifica, però è concepita per girare sui nuovi computer Apple, quelli con l'M1 e l'M2, quelli con il nuovo processore Apple. Ovviamente il processore Apple, essendo un tipo di processore proprietario, la Apple ci sviluppa soltanto lei su quel processore, ci gira soltanto macOS.
La cosa interessante è che intendi persone, sempre riconnettendoci al discorso, se c'è interesse dietro, qualche matto lo fa, qui c'è un intero team di persone che sta lavorando a creare una distro di Linux che giri su quei Mac, su cui al momento gira soltanto macOS. E la cosa che appunto, la cosa bella è che ci stanno lavorando e stanno progredendo abbastanza a vista d'occhio. E come dicevo, finché c'è interesse dietro, diciamo che i nuovi laptop della Apple, quelli in particolare con l'M1 e l'M2, hanno abbastanza rivoluzionato il mercato, perché tendono ad essere molto efficienti energeticamente, tendono ad essere a funzionare molto bene, insomma hanno tante feature che li rendono un passo avanti rispetto ad altri laptop. E quindi molti si sono chiesti, ma io non voglio usare macOS, io voglio usare Linux. Ed è per questo che stanno sviluppando Asahi Linux. È ancora in alfa, ok? Ha ancora una lunga strada da fare, ma ci sta arrivando. Questa è una cosa bella. Bene, ora, la parte didattica del corso è finita. Domani, comunque, vedremo come installare effettivamente Linux. Non sarò io a spiegarlo, saranno dei miei colleghi, ma come installare, che approcci potete adottare. Vi farò vedere un paio di slide in cui ho raccolto un pochino di conoscenza sui laptop più compatibili con Linux. Come ho detto, ci potrebbe essere qualche problema, qualche richiede extra steps, quindi io vi parlerò dei brand principali che tendono a funzionare al 100%, out of the box. Poi, se voi avete un laptop e volete chiederci, volete sapere un po' qual è l'esperienza, magari con Linux potete venire a chiederlo a me o ad alcuni dei miei colleghi, magari hanno già avuto esperienza in quel caso, e quindi potete chiederci, siamo qui pronti per rispondervi. Allora, ho diviso in tre categorie, ok, questi laptop. Ci sono quelli per cui Linux è stato, ho sbagliato la frase, sono quelli che sono stati concepiti con Linux in mente, quindi quelli che proprio chi ha costruito quei laptop ha pensato qui la gente ci deve mettere Linux. Poi ci sono quelli che non sono stati concepiti in questo modo, ma funzionano molto bene con Linux senza nessun problema, e poi quelli che magari potrebbero avere qualche problema. Andiamo a vedere. I primi sono quelli con Linux in mente, ok? Questi sono tre brand di laptop che penso che molti di voi non conosceranno, perché ovviamente non è che capita tutti i giorni di vedere un laptop che esce direttamente con Linux dentro, però sulle slide sono link cliccabili dei brand, e sono dei brand appunto che costruiscono un laptop con Linux in mente. System 70, System 76 è la stessa che sviluppa PopOS e fa anche computer, quindi i loro computer funzionano in generale al 100% con Linux, funzionano perfettamente, e lì c'è il loro sito. Framework è un'altra azienda che ha invece come l'obiettivo di creare dei laptop che siano interamente riparabili, aggiornabili e modificabili. Purtroppo non è ancora arrivata in Italia, è giusto comunque parlarne perché è un progetto molto bello, molto interessante, che sta un pochino spingendo il mercato in una direzione più giusta. E arriveranno in Italia tra X tempo, non si sa bene quando, però sappiatelo, cioè, e funzionano bene con Linux. Poi abbiamo la Tuxedo, che è un'altra azienda che, se non sbaglio, è tedesca la Tuxedo, ma non guardiamo la camera, che produce laptop con Linux, pensati proprio per Linux, poi se ci volete installare Windows potete, però produce laptop con Linux che tendono ad essere spesso un pochino high-end, presi con materiali belli, con insomma, con tutte le chicche. Poi per esempio lui ha un laptop Tuxedo, quindi se volete anche vedere uno di questi, di queste bestie strane, potete dopo darci un'occhiata. In lega di Linux. Esatto. Ok. Passiamo ai brand invece che in generale funzionano bene. Asus funziona sempre bene, quasi sempre bene. Non abbiamo mai avuto spesso problemi con Asus. Io ho un Asus, ho avuto altre persone che ho conosciuto che hanno avuto un Asus in cui hanno messo Linux e funziona senza alcun problema in genere. Ci sono delle guide fantastiche, c'è una community enorme che addirittura, sempre sul discorso, se c'è gente che è interessata, qualche pazzo lo farà, c'è un'intera community là fuori che usa Asus e usa Linux, che sviluppa dei software specifici per Asus, per dare delle funzionalità agli Asus. Lenovo
I Lenovo, anche quelli tendono a funzionare bene, non abbiamo avuto, almeno noi, con tutti, ci sono tanti membri della sede che hanno Lenovo e nessuno di loro ha mai avuto grossi problemi, non che se li, cioè, alcuni se li sono cercati i problemi, ma in genere, out of the box, non si sono presentati dei problemi. E anche HP. HP sta lavorando, bisogna dare credito ad HP perché sta lavorando sodo abbastanza per fare laptop più riparabili e addirittura sta sviluppando alcuni laptop con già Windows dentro, tipo l'HP DevOne. Quindi, giusto per menzionare. E questi, per concludere, sono invece dei brand che potrebbero darvi qualche problema ogni tanto. Alcuni funzionano, alcuni di questi laptop spesso vanno bene, altri potrebbero dare qualche problema. Acer, purtroppo oggi non è presente, ma c'è una collega della nostra associazione che ha un Acer e che ha comprato poi un altro Acer, e una di queste volte è stata un po' rognosa l'installazione per quanto riguardava tipo i driver del touchpad e cose così. Quindi Acer potrebbe, con molte, come dire, in teoria no, ma potrebbe darvi dei problemi. I Mac, in realtà il supporto dei Mac non è così male. I Mac con Intel, quindi prima che la Apple facesse i computer con i propri processori proprietari, funzionavano abbastanza bene, funzionano tuttora decentemente con Linux. Potrebbero esserci dei problemi di driver su Mac molto vecchi, ma su quelli più nuovi spesso non ci sono problemi, quindi un pochino di questa cosa, però funziona abbastanza bene. E Dell, ci sono stati dei casi in cui alcuni Dell vecchi hanno avuto problemi con i driver, quelli nuovi tendono ad averceli molto meno, però lo sapete. E in realtà tutto finisce qui, quindi spero abbiate apprezzato questa introduzione a Linux. Per qualunque domanda, io e i miei colleghi siamo qui, se volete chiederci domande, magari volete sapere se uno dei vostri laptop funziona bene, cose del genere, noi siamo qui. Ora abbiamo finito, se volete continuare a seguire questo corso, domani ci sarà invece la puntata su come installare Linux in varie forme, come dire.